Paola Barale è tornata a parlare di Gianni Sperti in TV. La soubrette si è lasciata scappare una battuta nei confronti dell'ex marito durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2022, dove è una delle concorrenti più chiacchierate a stuzzicare la showgirl il giurato Fabio Canino, che ha evidenziato i limiti della conduttrice nel mondo della danza. Nonostante gli sforzi, la Barale appare ancora poco sciolta nei movimenti e piuttosto rigida. L'unica cosa che ha in comune con la danza è l'ex marito, ha fatto notare malignamente Canino. Secca la replica di Paola Barale, che ha fatto calare il gelo a Ballando con le Stelle e ha lasciato tutti di stucco. Sarà quello che mi ammoscia. Poi si è subito corretta, cercando di minimizzare. Con tutto il rispetto, l'affermazione è però diventata ben presto virale sui social network. È risaputo che Paola Barale e Gianni Sperti, sposati dal 1998 al 2002, non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto. Oggi sono del tutto estranei e negli ultimi anni non sono mancate frecciatine a mezzo stampa da entrambe le parti. L'ex coppia non ha avuto figli. Nel corso della serata Paola Barale ha menzionato un altro ex storico, Ras Degan. A fare il primo passo Selvaggia Lucarelli, che da settimane sta chiedendo alla concorrente di vedere qualcosa in più nelle sue coreografie con Rolly Madden. La giornalista ha dunque rammentato i tanti viaggi in giro per il mondo fatti dai due in quasi 20 anni insieme e Paola Barale ha precisato che non ballavano di certo la rumba. La 55enne ha poi ricordato quando Ras Degan è stato ballerino per una notte a Ballando con le Stelle e a suo dire non è stato più bravo di lei. Come per Gianni Sperti, Paola Barale non ha mantenuto alcun rapporto neppure con Ras Degan. Dopo la rottura la conduttrice e l'attore si sono riavvicinati nel 2017 grazie all'Isola dei Famosi, ma una volta rientrati in Italia non sono riusciti a mantenere un legame. Oggi Ras ha un'altra fidanzata, con la quale vive in Puglia, mentre la Barale è
We'll be right back.